Salve Spalletti, al netto ovviamente del valore dell'avversario che è cresciuto, del lavoro tanto che avete fatto negli ultimi giorni, sempre doppie sedute e degli assenti, le chiedo una valutazione su questi 90 minuti, se ha visto dei segnali positivi, su che cosa secondo lei bisogna continuare a lavorare, in quale settore e in quale situazione farlo con più insistenza. E poi su Udem ovviamente. Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda l'amichevole, noi abbiamo fatto una buona partita, molto buona, perché i calciatori sono stati attenti a quelle che erano le cose che dovevamo sviluppare. Siamo stati bravi qualche volta ad andarli a prendere, qualche volta a scappare, a ricreare questo blocco squadra. Secondo me hanno fatto anche delle buone trame in mezzo al campo e hanno liberato delle situazioni importanti. Noi non abbiamo badato a queste amichevoli, abbiamo il fatto che mancassero molti calciatori perché erano un po' affaticati e che non volevamo rischiare, è perché siamo andati dritti per la nostra strada sul lavoro che c'era da fare. Perché se no bastava farli riposare mezza giornata ieri o mezza giornata ieri l'altro, invece anche ieri l'altro dopo il temporale abbiamo voluto fare il lavoro che c'era da fare. Però io sono molto contento di quelli che sono stati i comportamenti, la ricerca, l'atteggiamento della squadra. E poi l'unica nota negativa è Diego. Perché questo ci dà un po' fastidio, ci rompe le scatole, insomma, che lui abbia ricevuto questa botta dove bisogna essere cauti e aspettare degli approfondimenti, insomma, ecco, bisogna guardare per bene perché lui ha un po' di male. Però noi nutriamo fiducia perché siamo sempre molto fiduciosi che sia una botta dove lui ora sente questo dolore e che gli va a comprimere un po' anche altre cose per l'ematoma che ha, senza che ci sia per forza qualcosa di importante, ecco. Mediaset. Mister, buonasera. Volevo chiedere, per quello che si è visto in questi 10 giorni di lavoro, negli allenamenti, anche per le due partite, volevo capire se Osimhen può essere considerato già un colpo di mercato visto la stagione dell'anno scorso, ma se non pensa che comunque deve un po' migliorare sotto porta, che forse manca un po' di freddezza, il mio modesto pensiero. Lui è un calciatore che ha la qualità di trasformare qualsiasi situazione in un'opportunità, perché è uno che non ha bisogno della squadra, lui piglia e va anche da solo a campo aperto. Poi è chiaro che questo correre, questo continuo essere disponibile per qualsiasi azione, per qualsiasi pressione, lui è da tutte le parti, lo trovi sempre in condizione di aiutare la squadra. Da un punto di vista di qualità, probabilmente ogni tanto poi come dire, gli impone di fare qualche errore, ecco. Però lui ha fatto una buona partita, ha fatto una buona preparazione, è un calciatore completo, come dicevamo prima, sul quale noi punteremo molto, insomma, ecco, è un calciatore per noi importante. Il mattino e si preparano la Gazzetta dello Sport e Radio Ischis. Sì, buonasera. Ha detto che si incatena per Koulibaly, ma dopo questi 10 giorni di ritiro c'è qualcun altro per cui si è pronto a incatenarsi? Sì, era perché in questo caso qui voi più volte quello che è il risultato poi sulle possibilità di partenza o sul mercato, per cui è detto così, io mi incateno per tutti, nel senso che
Già precedentemente l'avete riportato tutti quando ho detto che a me la squadra va bene così, a me piace questa squadra qui e piace così com'è. Io sono quello più felice del Napoli se rimane questa rosa qui, per cui sono tutti dentro questa considerazione, ecco, perché sennò poi si incatena per lui e non si incatena per l'altro. E il lucchetto per quell'altro e la porta chiusa per, modo di dire, per un calciatore, perché è stato riportato è tra i possibili partenti, ecco. Io lo vorrei con me Koulibaly. Io non ho mai allenato un calciatore forte come Koulibaly. Gazzetta sia, dello Sport. Sia come calciatore che come uomo, quando c'hai a che fare, tanto l'avete visto bene anche voi, quando vi passa davanti già ti racconta quella che è la storia che lui determinerà per il Napoli, ecco. Sento Maurizio Nicita. Le volevo chiedere di quelli che non ci sono qui, lei già ha parlato comunque degli azzurri e altri, volevo capire nella sua idea, fermo restando che poi dovrà vederli chiaramente sul campo, Fabian per lei è più uno da mediana o uno da tre sotto porta? E poi concludo così, poi rispondo complessivamente, stesso discorso per Mertens, come lo vede? E se Lozano le piace di più vederlo a piede invertito, diciamo, per il tiro, oppure le piace più sulla fascia destra? Allora, si parte con Fabian. Può giocare da tutte e due le parti. Noi vogliamo un centrocampo che palleggia, come abbiamo fatto vedere oggi. Vogliamo questo. Poi dipenderà un pochettino anche da quello che è la disposizione degli avversari, perché tatticamente qualsiasi squadra ha dei vantaggi per montarti addosso su una costruzione, ha degli svantaggi se li vai a mettere gli uomini negli interspazi fra reparto e fra posizioni. Si parla per questo di 4-2-3-1, 4-3-3 e via dicendo. Oggi per esempio noi abbiamo deciso, era un 4-3-3 perché c'era il vertice basso che giocava tra le due punte e palleggiava, perché si aveva bisogno di quello per il 5-3-2 che ha fatto vedere a Provercelli. Poi è chiaro che se giochi lì davanti la difesa non devi essere un portatore di palla, non devi essere uno che la trascina, per cui ci vuole uno che la fa viaggiare e che è veloce a fare questi 2 metri sotto le punte e questi 2 metri sopra le punte, in base a chi ha la palla, per ricevere direttamente o il triangolo, il rinterzo del centrocampista che è a giocare a metà strada. Possono fare tutte e tre. Anche Lobocca ha fatto una buona partita stasera, si è adattato bene nel primo tempo a fare la mezzala e poi in fase difensiva rifaceva il mediano, e quando è uscito Diego si è messo lì a fare il play basso e l'ha fatto bene. Ma io vedo questa crescita continua questa conferma di quella che è l'idea che mi ero fatto precedentemente a venire qui. Si è detto Fabian, poi si è detto Dris, in che posizione lo vedo? È la stessa in cui ha sempre giocato, punta centrale o sotto punta, perché poi è lì sotto che lui è bravo, nell'angusto, nello stretto, nel traffico, a trovare la via d'uscita, la scappatoia. Poi dipende dal tipo di partita, dipende da che sviluppo ha contro quell'avversario, l'altro avversario, la partita, insomma. A quelli come Dris gli si trova posto, si va e gli si crea il posto per mettercelo, ecco. Lozano per quello che è la sua natura, lui preferisce giocare a destra. Poi è chiaro che nella parte opposta a quello che è il tuo piede naturale,
spesso ci si ritrova a entrare dentro e la palla sul piede. Per loro lui ha fatto tanti gol anche a destra, per cui andare a rimestare troppe robe poi si rischia di fare un po' di minestrone, ecco. Mettiamolo nelle condizioni di esprimersi al meglio tenendo di conto quella che è la sua natura e la sua volontà, insomma, ecco, non snaturiamolo. Ragazzi, una domanda poi, per giornalista, non tre, per favore. Poi tutto può essere fattibile, insomma, dipende un po' dalle cose, però queste punte esterne così veloci, così vivaci, così intraprendenti nell'uno contro uno e che sanno fare il corto lungo e ti attaccano la profondità, possono spesso giocare da tutte e due le parti, ecco. Radio Vischis. Buonasera mister, sono qua. Volevo chiederti, vado un po' controcorrente, quali sono i segnali che hai percepito fuori dal campo? Mi spiego meglio. Tu hai incontrato, vado così, Koulibaly, Manolas, Politano, Osimhen, Zielinski, Demme, poi incontrerai presto Insigne e gli altri. Io ti chiedevo, i segnali fuori dal campo, che gruppo hai trovato? Che calciatori, umanamente parlando, hai trovato? Mi piace questo tipo di domanda perché poi si va a scavare in quelle che sono le qualità umane che sono moltissime dentro questa squadra qui. Questo è un gruppo buonissimo, sotto tutti gli aspetti. Gente disponibile a darsi una mano, amici fuori dal campo che si vede che si vogliono venire incontro sempre, come quando c'è da palleggiare. E mi sembra che siano anche abbastanza convinti, siccome avevo fatto sorgere il dubbio di entrarci dentro per vedere quanto erano convinti di essere forti, secondo me sono convinti di quella che è la loro qualità. C'è da migliorare qualche cosa, però li ho visti determinati nel mettere forza per il Napoli, a tutta forza per il Napoli, perché anche in dei dettagli si è visto che loro sono disponibili a tutto per questa squadra e per questa maglia, perché è una maglia che dobbiamo imparare ad indossare anche quando non ci sono le partite, ce l'abbiamo addosso lo stesso, una maglia che Napoli vuole vederla sempre indossata ai nostri calciatori, anche quando non si gioca, anche quando non siamo all'allenamento, e deve essere fatto così. Ultime tre, Corriere dello Sport, Corriere della Sera e Roma, ultime tre. Buonasera mister. Eccomi. Ciao, buonasera. Non c'è giornalista. Senza farmi troppo i fatti vostri, avete avuto modo di confrontarvi con De Laurentiis in questo ritiro, anche per esempio cosa pensa lui delle catene, della storia delle catene? Se lui è intende spezzare della storia. De Laurentiis è una persona che sta attento un po' a tutto e per certi versi è chiaro che bisogna andare a mettere a posto valutando più cose e più situazioni. Poi però deve rimanere una squadra forte perché ci sono delle squadre forti, perché ci sono degli avversari di grandissimo livello, del nostro livello, e ce ne sono sette, e poi qualcuna viene sempre fuori durante tutti i campionati che diventa poi la rompiscatole. E quindi bisogna avere una rosa che tiene botta, insomma, e le valutazioni si fanno tutte, che ci sono più competizioni, che ci sarà la Coppa d'Africa dove mancheranno per 6 o 7 partite calciatori tipo Osimhen e Koulibaly,
e le intenzioni sono quelle di arrivare là dentro, perché noi vogliamo arrivare fra le prime quattro, le intenzioni sono quelle, non ci si nasconde, non si gioca al rimpiattino, si va fuori e ci si fa vedere quando si va in giro per il mondo, ci si mette lì nel mezzo a far vedere che siamo arrivati e che ci siamo, insomma, ecco. Si vuole giocare le partite contro chiunque e per questo ci vuole una squadra forte, una rosa forte. Mister, come stanno Elmas e Pedagna? Perché Elmas non era neanche in panchina e Pedagna non è entrato. Perché abbiamo fatto tutto il lavoro che dovevamo fare e hanno voglia di mettersi a disposizione, di farsi vedere, per cui tendono a non tirar fuori il dolorino perché c'è l'allenatore nuovo, ma sono persone che a cui va creduto. Se c'è qualcheduno che arriva, poi per certi versi è più importante l'allenamento di ieri, di potenza aerobica fatto ieri mattina, dove si sono spese corse perché abbiamo la rilevanza e il risultato di quello che siamo andati a acchiappare, per cui non cambia niente, l'essenziale è che non si siano fatti male, un amichevole più o meno in questo momento qui cambia poco, anzi ci è servita per valutare qualche ragazzo di quelli che avevamo a disposizione, perché poi ce n'è anche qualcuno interessante, per cui si va a tentare di avere una finestra aperta per tutti per quanto riguarda le valutazioni. Chiude il Roma. Sì, eccoci qui, buonasera. A proposito proprio di questi giovani, ne cito solo uno, Zezadka, che è sembrato il più vivace, però è stato utilizzato sulla tre quarti. Le volevo chiedere la sua valutazione e se può giocare anche da terzino sinistro questo ragazzo. No, non è stato utilizzato sulla tre quarti, ha giocato più avanti in fascia e non può giocare terzino sinistro per quello che mi riguarda, perché è un giocatore offensivo, un calciatore che è bravo a puntare, bravo alla profondità e quelle sono le caratteristiche, insomma. È parente lei di Zadarsk? No? Perché a me garba un po' anche Foroluscio, è garbato Alessandro Zanoli, perché ha un buon passo, ha fatto vedere di essere... Ci sono tre o quattro ragazzi interessanti che possono ambire a fare un salto di qualità, un salto di categoria. Va bene? Bene, grazie. Il saluto di Diego De Carli. Ah, posto Diego De Carli. Vieni Diego, vieni qua.